Certo che ancora mi fa una certa impressione vedere il sole così. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ah! Oh! Ah! Oh mio Dio! Corro via! Questo da dove è arrivato, ragazzi? Ah! Oh! Aiuto, 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 ragazzi! Aiuto! Qualcosa mi ha dato fuoco, qualcosa mi sta attaccando. Ragazzi, state tutti bene? Eh? Sì, Mario, sì, Stefano, sì, Anna. Oh, dai. Santo cielo, ma da dove è arrivato quello? Io non l'ho visto, stavo là impegnato a guardare il cielo con il mio visore. Aia, qualcosa mi sta picchiando, non riesco a capire. I miei cuori, per un istante aia. I miei cuori sono stati runici, avevano dei simboli. Non so se sono solo io ad averli. Sì, ecco, è successo di nuovo. I miei cuori si illuminano con delle rune. Diavolo vorrà dire? Guardate com'è ridotta la torre adesso. Quando l'abbiamo lasciata la volta scorsa non era così. Era distrutta, certo, erano caduti dei meteoriti, ma non era ridotta in questo modo. Qualcos'altro è successo. Mentre non c'eravamo, qualcos'altro è caduto. Qualcos'altro l'ha colpita. Ma dobbiamo entrarci. Mi hanno detto nei commenti che dobbiamo entrare e salvare il goblin. Quello che avevamo trovato la volta scorsa, vi ricordate? Era dietro le barriere. Povera creatura, non possiamo lasciarla. Il ladro, era un ladro, certo. Ma non merita questo. Non merita di morire in questa torre. Se continueranno a cadere meteoriti, se anche si è salvato, povera creatura, sarà la fine per lui. Ehi, oddio. Piccolo ladro, date un'occhiata. Guardate quante macerie che ci sono qua a terra. È successo il peggio qua dentro. Disastro. Un disastro, sì, un disastro. Qua era... Aspettate, zitti, zitti un attimo. Cos'è? Hai sentito anche tu? Sì, sì. Qualcosa. Qualcosa ha fatto un rumore come... Di terra. Sì, aspettate, zitti ancora un istante. L'ho sentito di nuovo. L'ho sentito anch'io, sì, l'ho sentito. Fare. Proveniva da qualche parte di qui intorno. E qui c'è un buco. Aspetta, fammi venire a vedere. Eccolo, sì. È qua sotto, è lui. Aspetta, spostatevi un attimo, fatemi spazio. Il ladro, il piccolo ladro, ti sei salvato. Stava cercando di scavarsi una via d'uscita, vedete? Sentitelo come scava, come un topolino in gabbia. Ok, allora aspetta, ti aiutiamo noi con i nostri picconi potenti. Ok, fatemi spazio, mi raccomando. Occhio a non toccare questi blocchi runici, potrebbero avere degli effetti strani. Ok, facciamogli una sorta di scaletta, così dovrebbe essere in grado di risalire, giusto? Ehi, aia, aia, aia. Ehi, ti abbiamo appena salvato, ma che fai? Ma perché? Malefico, non attaccatelo. È morto. Sta scavando, vedete? Sta scavando. Ok, ragazzi. Magari non lui vuole scavare e non vuole il nostro vuole aiuto. Scavare verso sotto, non vuole il nostro aiuto. Aspettate aiuto. Un attimo. Perché vuole scavare? Sì, l'ho chiuso perché mi ha attaccato. Sai come non vorrei che mi uccidesse? E c'è un cervello dietro di te che ti fissa. Anzi, ora sta guardando Anna. Oddio, che brutte cose che tiene la strega. Comunque, secondo voi. Oddio santo. Secondo voi, perché un goblin che noi abbiamo dato la via di fuga dovrebbe continuare a voler scavare verso il basso? Sapete che cosa penso io? Che nasconde qualcosa. Verso il basso ci potrebbe essere qualcos'altro. Diamo qualche un'occhiata. Tesoro. Esatto, sapete bene che lui è quello che andava sempre a cercare di rubare. Lo abbiamo beccato nel reame dell'abisso e adesso lo abbiamo ribeccato qua, catturato dalla strega. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Diamo un'occhiata, che ne so, potremmo provare a scavare con le nostre forze. Aspettate un istante, ho trovato della roccia gialla molto strana. E infatti qua sotto qualcosa c'è. Venite, riuscite a scendere? Qui da dove sono sceso io. Qui Mario, venite, venite. Ascoltate, qua c'è una stanza molto strana. È una stanza magica. Ecco dove voleva arrivare quel lestofante ladroncino del goblin. Guardate, c'è una bacchetta magica. Mi sa che questa è la bacchetta magica di Baba Yaga. Bella. Non toccarla, non toccarla. Assolutamente no. Per due motivi differenti. Il primo è che è mia. No, è mia. Sì, no, E il secondo è che potrebbe essere una maledizione. Qua c'è un altare, questo l'abbiamo già visto. L'altare magico con il calice di sangue. Questo serve per fare i rituali della Witchery. Quelli che dovremmo fare anche noi. Ora non trovo il libro. Penso di averlo. Eccolo qua, ce l'ho nel mio zainetto. Sì, noi dovremmo fare i rituali. Ci servono le cose che ha usato lei. Quindi questo calice me lo prendo io. L'altare mi pare che l'avevamo già preso nell'altra occasione, quindi non ne abbiamo bisogno. Ma qui, questi pezzi di armatura mi ricordano qualcosa. Sì, infatti, Void Fortress Helm. Abbiamo già due pezzi, Void Fortress Kurtras e Void Fortress Guards. Ora l'abbiamo completata, il set completo dell'armatura della Fortezza del Vuoto. Wow. Ragazzi, ottimo. Sapete che vi dico? Questa mi sa che me la metto io. E abbiamo anche i pezzi di un'altra armatura. Li avevamo sempre trovati nel reame primordiale. Vi ricordate? Infatti quest'altra si chiamava Primordial. Sì, l'armatura primordiale. Vuoi vedere che...
Infatti, lo sapevo! È questa! Questa è l'armatura primordiale! Ora abbiamo i due set completi! Ecco a chi appartenevano! Quindi Baba Yaga! Sì, ma certo! L'avevamo anche vista nel reame primordiale! Ricordate, la strega era là! Ah, tutti i pezzi prendono forma, i pezzi del puzzle. Anna, questo è fortissimo. Sai che ti dico? Sì, sembra molto forte. Anna, prendi tu quella primordiale. Tu, Mario, sei già ben equipaggiato. Io c'ho quella figa. Tu hai questa, non ne hai bisogno. Stai, tu come ti senti con quella? Eh? Non ti piace il tuo nuovo stile? No, ghiacciolo alla menta? No. Ok, ok. Allora sai che ti dico? Ti regalo quella che ho preso io la volta scorsa. Ok? E io metterò questa, quella del vuoto. Perché mi fa essere un samurai oscuro. Che spettacolo, ragazzi. Lasciate un pollice in Super Lion, il vostro samurai oscuro. Guardate, ho anche la Shadow Metal Fortress Blade. Sono veramente un samurai. Ma temete la mia ira e spostatevi da dinanzi a me, perché sono potente come quando metto l'armatura della morte. Abbiate timore, perché mi prendono delle strane manie quando indosso cose potenti. Ste, questa però è per te. Prendila, ecco qua. Grazie. Tutta per te. L'armatura delle ossa. Non è affatto male. Vedete questo cerchio magico che c'è qua a terra? Questo è il cerchio magico che si usa per fare i rituali. Dovremmo imparare da Baba Yaga. Vedete, c'è un simbolo fatto con il gesso dorato al centro e tutto intorno ci sono dei simboli fatti col gesso bianco. Penso che anche noi dovremmo fare la stessa cosa, perché se diamo un'occhiata qui al rito che dobbiamo fare, c'è il simbolo dorato al centro e intorno ci sono dei cerchi bianchi. Dobbiamo fare esattamente come ha fatto lei. Ma questa bacchetta, questa bacchetta è la bacchetta della strega, ragazzi, di Baba Yaga. Baba Yaga è molto forte. Ci ha dato da torcere filo fino ad ora. Fino a che con l'aiuto di Herobrine e di Artana, la daga magica, siamo riusciti a sconfiggerla. Anna, come ti sta bene quell'armatura? Guarda, siamo... Visto. Ma come stiamo bene insieme? Guardaci, siamo due ninja. Siamo come delle ombre nella notte. Siamo quelli che uccidono e dopo rubano. Che bravi. Ok, aspetta, adesso è arrivato il momento di impossessarci di questa bacchetta. Con agile mossa la prenderò. Sembra che non ci siano delle magie, delle trappole qua intorno. Sembrerebbe tutto a posto. Ok, bacchetta, l'ho presa. Vediamo. Trattasi della bacchetta infernale. Bacchetta infernale. Oh, cavolo, ragazzi. Fortunatamente ciascuno di noi ne ha già una, ma sono sicuro che questa è molto più potente. L'unica sfortuna è che sembra essere scarica. Sì, è scarica. Va bene, va bene, non preoccupatevi. No, Mario, no, no, assolutamente non lo farei mai. Quindi per ora continueremo ad usare la nostra, ma sono sicuro che ci servirà. Potremmo farci delle ricerche su questa bacchetta. Vieni a vedere un attimo, guarda qui. Cosa hai visto? Sembra che c'è qualcosa. È vero, c'è qua. Aspetta, fammi esaminare. Oh, wow, guardando con il visore. Con il visore. No, 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 Mario, questa volta ti va tanto male, perché non si raccoglie. È una roba magica, un nodo di infusione. Con il visore riesco a vederlo. E si dà il caso che ce ne siano degli altri. Qua ce n'è un altro. Eccone qui un altro anche. Guarda, guarda, sono dei piccoli fulcri di energia potentissima che si utilizzano per caricare le bacchette. Vi mostro, state attenti, è a distanza. Vedete, se io ci punto la bacchetta, guardate, vedete, riesco ad assimilare parte dell'energia che è contenuta dentro ciascuno di questi nodi. In base a che cosa manca nella mia bacchetta, soltanto che è pericoloso, perché possono esplodere. È pieno di lì, ce ne sono talmente tanti che non mi sembra il caso di andarne a leggere nessuno. Chissà se qua in mezzo tra quelli di Baba Yaga c'è anche quello della Failcraft. Sapete, ragazzi, esce oggi. Oggi, proprio oggi è disponibile in tutte le librerie, oltre che ovviamente nel link in descrizione. Se lo leggete, mi raccomando, quando lo iniziate, voglio che mi scriviate nei commenti quello che ne pensate. Voglio che mi scriviate se vi sta piacendo. Io sono sicuro che vi piacerà. Questo è l'antro segreto della strega. Qua lei teneva da parte tutte le sue cose più preziose. Caricava la sua bacchetta in questa stanza. Avete capito? E performava i suoi altari segreti, i suoi riti, per essere sempre più forte, per sapere sempre dove eravamo, per raccogliere i materiali più preziosi. Ricordate quando voleva impossessarsi del blocco di Stivenium? Lei era alla ricerca. Probabilmente stava facendo dei rituali per riuscire a trovare dove eravamo noi, perché sicuramente già sapeva che noi le avevamo. Anna, che cosa ti è successo? Non lo so, ho preso danno alle prove. Oh, santo cielo! Cosa diavolo è stato? Amici! Usciamo da qua! Sì, vorrei tanto, ma dobbiamo stare attenti perché non so da dove risalire. Cos'è stato quell'enorme boato? Sembrava...
Meteorite, un altro meteorite! Di nuovo. Oh, cavolo, questa zona è instabile, è molto instabile. Dobbiamo andarcene. Andiamocene. Per fortuna non siamo usciti con la luna rossa. Già ci sono tanti mostri così. Non oso immaginare quanti ce ne sarebbero stati altrimenti. Non sembra trovare il posto dove... Dove è caduto il meteorite che abbiamo sentito prima? Io sono sicuro che fosse un meteorite. Era un'esplosione troppo grande. Era vicinissimo. Era vicino, tra l'altro, ma sembra che sia tutto uguale a prima. Oddio, con la distruzione che c'è qua intorno è un po' difficile capirlo. Aspettate, una cosa mi è tornata in mente proprio ora. Difendetemi un istante. Mi hanno detto... Dove l'ho messo? Eccolo qua. Mi hanno detto che devo rimettere l'anello di Herobrine, perché lui mi vuole contattare e non può farlo se io non lo tengo. Anello del principe oscuro. Ha detto di nuovo "You need me", sì, mi sì. Sembra. È difficile sempre capirlo, sì, ma... Sì. Secondo me ha detto quello. Abbiamo bisogno di lui, e lui ora è morto. Sapete che cosa dovremmo fare? Una volta che saremo a casa, dovremmo guardare nello specchio. Perché se c'è qualcosa a casa, noi dovremmo essere in grado di vederla attraverso lo specchio. È vero, sì. Io c'ho con me comunque. Ok, allora, appena saremo a casa al sicuro, potremmo guardarci. Il problema è adesso, come facciamo a tornare a casa, ragazzi? Non si sa neanche dove siamo. Qualcuno potrebbe darci una mano? Steve, per esempio? Steve, tu ci hai portato qua e adesso... Oh, guardate, qua intorno c'erano le capanne delle streghe amiche di Baba Yaga e dei goblin. Non avevo dubbi che i goblin fossero pure amici di Baba Yaga. Ci è voluto più tempo del previsto. Ma dentifricio, è ancora qua? Ehi, piccoletto! Speriamo di sì, ci sei ancora qua? Lo sento, è ancora qua! Eccolo! Eccolo qua, è ancora piccoletto! Dentifricio, siamo tornati per te! Anzi, tu ancora in realtà non sei dentifricio, ma sei un passo più vicino al diventarlo, perché abbiamo con noi tutto quello che ci serve per farti tornare ad essere il nostro compagno di mille avventure. E non sarà facile fare il rituale, sarà anzi una cosa molto difficile, abbiamo bisogno del gesso! Abbiamo però fortunatamente il cappello della strega! Ehi, Anna! Ah no, non sì. te lo... Vuoi il cappello della strega per caso? Ti farebbe piacere? Sì. Tieni, prova un po' questo cappello. Sono sicuro che ha delle abilità magiche non indifferenti. Qualcosa di speciale. Wow. bene. Ah! Oh, santo cielo. Beh, non posso dire che ti stia male, eh. Però... Vabbè, sai che ti dico? Tienilo per un po'. Per adesso direi che è un uniforme abbastanza bella. Vedremo se sarà un cappello buono in battaglia oppure no. No, oh, scusa. Non mi colpire. Ehi, guardate che cosa ho in mano. Che schifo. La ricordate? Questa è la mano che Herobrine ci puntava sempre contro. Questa mano, questo dito rinsecchito. Chissà che abilità ha. È la mano della strega. No, di me, finalmente l'abbiamo recuperata. La mano di Baba Yaga. Chi l'avrebbe mai detto che saremmo riusciti? Guardate com'è brutta. A quanto pare questa mano serve per il rituale. La mano di una strega per il rituale così potente da infondere l'anima in una nuova creatura. Ok, abbiamo anche questo puppet della protezione dalla morte. E abbiamo appena finito di costruire qua sotto. Venite ragazzi, perché non ci andiamo già ora? Visto che abbiamo già portato dentifricio là sotto. Abbiamo finito di costruire la stanza dove creeremo il nostro rituale. È una stanza abbastanza umile. Non è chissà che, ma penso sia pratica. Penso sia adatta per fare la magia. Ragazzi attenti, non scendete, non fate un passo in più. Là sotto di noi. Cosa? È un creeper, ma è un creeper che non ho mai visto prima. È caduto! No, Stefano! Stai attento! Stai attento, non sappiamo, ti vengo a salvare! L'ho ammazzato! Non sappiamo che abilità possa avere questo. È un creeper alieno, non è quello che vediamo di solito. Scusate. Ma da dove è arrivato questo coso, ragazzi? Non abbiamo notato niente quando abbiamo costruito la scala. Tranne... Aspettate un istante. Guardate qua. Vedete, questa strana roccia non è una roccia che abbiamo visto prima. E il creeper è caduto da là probabilmente. Sapete perché? Perché era proprio lì sotto. Fatemi provare a raccogliere un po' di questa roba. Sapete che cosa mi sembra? Mi sembra una roccia aliena. Titanio! Il titanio è frequente. Vero, è negli asteroidi, vero Mario? Sì. Forse se lo raccogliessimo sarebbe qualcosa di estremamente utile per noi. Materiale alieno. Visto che dobbiamo esplorare i pianeti, ragazzi. Visto che ci stiamo apprestando a esplorare i pianeti. Forse avere del titanio già qui a casa nostra potrebbe essere perfetto per noi. Ci aiuterà tantissimo. Ma una cosa alla volta. Una cosa alla volta. Venite, seguitemi. Dobbiamo andare nella stanza che abbiamo preparato.
Eccolo là, dentifricio, guardatelo, è lì davanti a noi, ci ha aspettato, buono buono, perché in fondo lui sa che cos'è destinato. Guardate che stanza ho costruito, osservate che spettacolo, ci ho messo tutto quello che avevamo a disposizione. Bellissimo. E che avesse a che fare con la magia. Abbiamo già preparato l'altare qua sopra, non abbiamo ancora messo però gli oggetti che lo potenzieranno, tra cui ad esempio Artana. Sì, Artana è uno degli oggetti che servono per l'altare, e anche il calice. E infine, l'oggetto più potente di tutti. Questo l'avevamo trovato nella base di Baba Yaga. Si chiama Uovo dell'Infinito e a quanto pare dà un potere esagerato all'altare. Guardate, il nostro altare ha un massimo potere rituale di 32.000. Oh. Siamo già dei maghi provetti. Però tutto questo potere, tutta questa potenza può essere anche pericolosa. Vedete come dentifricio si è fatto indietro quando abbiamo collocato l'uovo dell'infinito. Attenzione ragazzi, molta attenzione. Inoltre c'è un'altra cosa che devo fare. Vedete questa bamboletta voodoo della protezione dalla morte? Ho intenzione di legarla a me, perché tanto potere è tanto rischioso, ed io voglio essere protetto visto che sarò io a performare il rituale. Anna, visto che hai il cappello da strega, penso che questo ruolo sia tuo. Devi usare su di me quel piccolo oggetto. Ti spiego che cos'è, aspetta. È un ago con una boccetta. Tu riempirai la boccetta del mio sangue e ti servirà per legare la bamboletta voodoo a me. Fallo, forza, sono pronto. Aia, 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 hai fatto, hai fatto. Hai fatto, hai fatto. Aia, aia. Hai fatto? No. Come no? Aia, aia. Fallo. Pronto? Sì. Aia. L'hai fatto? Sì, fammi è piena. Va bene lo stesso, quanto ne vuoi. Ridammela. Tutto. Dammi, okay. Subito. Potete tornare, abbiamo finito. Eccoci. Oh, santo cielo, è stato terribile. Ora, in teoria, se io mescolo questa, è perfetto, eccolo fatto. La protezione dalla morte legata al mio sangue. Quindi, questa bamboletta proteggerà me dalla morte. Speriamo che funzioni, che ho un brutto presentimento. Vuoi tenere il cappello? No, no, Anna, grazie. Ma per te, dentifricio, questo ed altro lo dobbiamo fare, te lo dobbiamo. Ok, ragazzi, allora... iniziamo a disegnare il cerchio magico. Dobbiamo rispettare il disegno che c'è qua nel libro. Due cerchi bianchi, uno di 11x11, uno di 7x7 e al centro il glifo dorato. Fortunatamente siamo riusciti a creare dei gessi. Li abbiamo fatti di tutti i colori con i materiali trovati in tutto il nostro viaggio. Perfetto, guardate, il primo cerchio è stato effettuato. E guarda, dentifricio c'è già andato al centro. Lui sa qual è il suo compito. Lui sa qual è la sua missione oggi. Ok, fammi controllare. Quindi devo spostarmi di uno e fare un cerchio che sia all'interno di questo primo cerchio e che sia un po' più piccolo. Un po' in questa maniera sto andando bene. Mario, dammi una controllata. Vedi, vieni, se secondo vieni. Te è giusto. Così. E così. Credo che sia giusto, ragazzi. Credo che sia giusto. Ora al centro dobbiamo fare soltanto un altro glifo con il gesso dorato e poi il rituale sarà pronto. Mi sento emozionato, ragazzi. Credo che per questa volta possiamo chiudere qua e concludere con la suspense. Mi raccomando, superiamo i 30.000 pollici su per continuare con la serie. Vi ricordo che il libro della Failcraft da oggi è disponibile in tutte le librerie. Da Lion, Stefano, Mario ed Anna, out!